E bello ragazzi, io sono CD17 e oggi vi do il benvenuto episodio di Fortnite, terza news del capitolo 5 stagione 1 di Fortnite. Iniziamo subito. Uniti alla lotta nel capitolo 5, stagione 1 della battaglia di Fortnite, Underground 3, 11, 20, 23, il team di Fortnite. Il capitolo 5 della battaglia reale di Fortnite porta con sé una nuova splendida isola, ma non è tutto come sembra. La società muove fili dietro le quinte e ha preso Bananita contro la sua volontà. Scende in campo con l'Underground e sconfiggi i boss della società, compresa la boss più famosa, Valeria. Per aiutarti potrai prendere il treno dell'isola, modificare le tue armi e usare uno scudo balistico mentre spari con la pistola. Unisciti alla lotta nel capitolo 5, stagione 1, Underground. Nuova società, nuovi panorami. Volta pagina, inizio nuovo capitolo. Dove si va? C'è il bioma Chaparral a ovest, che contiene l'elegante porto turistico di Riviera Raffinata. Cerca qualcosa di più gelato? Avventurati nella foresta boreale del nord-ovest, dove si trova la villa abbandonata di residenza del ribelle. A sud, al centro dell'isola, si trova il bioma delle praterie, i cui panorami incontaminati possono essere ammirati dai passeggeri del treno che viaggiano verso la stazione centrale di rotaie rischiose. Prendi il treno per raggiungere varie parti dell'isola. Il treno del capitolo 5, stagione 1 della battaglia di Fortnite. Centro e ovest sono a posto. Sono a posto. Passiamo al resto. A est ci sono i biomi tundra boreale e neve boreale, che comprendono il villaggio alpino di Versante Velato e l'elaborato hotel Gran Ghiacciato. Diamo un'occhiata ad alcune delle località dell'isola. Schermata A del capitolo 5, stagione 1, della battaglia reale di Fortnite. Schermata B del capitolo 5, stagione 1, della battaglia reale di Fortnite. Schermata C del capitolo 5, stagione 1, della battaglia reale di Fortnite. Schermata D del capitolo 5, stagione 1, della battaglia reale di Fortnite. Sul motore di ricerca scrivete News per Fortnite Italia e cercate la news Unisciti alla lotta nel capitolo 5, stagione 1 della battaglia reale di Fortnite Underground. Vedete che ci sono le quattro schermate che potete ottenere. Durante la prima parte della stagione, la neve non si troverà solo nel bioma del boreale. In occasione dell'imminente mezzo inverno 2023, anche la foresta boreale e tundra boreale sono coperte di neve. Alta società, sconfiggi i boss per ottenere i medaglioni della società. Ci sono 5 boss sull'isola: Oscar, Nisha, Montaug, Valeria e anche Peter Griffin da i Griffin. Ogni boss rilascerà un medaglione della società una volta sconfitto. Tieni un medaglione nel tuo inventario e il tuo scudo si rigenererà nel tempo. Più medaglioni della società hai nell'inventario, maggiore sarà la quantità di scudi rigenerata per unità di tempo. Non puoi scalare la vetta senza farti dei nemici lungo la strada? Se hai un medaglione della società nell'inventario, comparirà sulla mappa degli avversari. Cioè compariranno questi dei medaglioni sulla mappa. Più medaglioni hai, più preciso sarà il raggio della tua posizione. Dimentica la strada con il Trail Smasher. La strada è troppo banale per te? Il treno è troppo predeterminato? Viaggia fuori strada con il SUV Grandeur Trail Smasher ed esplora l'isola a modo tuo. Non seguire il sentiero battuto, calpestarlo con un'auto extra lusso. A proposito di auto,
Hai equipaggiato costumi, dolci decorativi e altro ancora? Ora scaldi il motore per qualcosa di nuovo. Le auto. Dai alle tue auto nel gioco un look tutto nuovo con questa categoria di oggetti estetici. Auto e una nuova sezione negli armadietti dei giocatori. Le auto sono costituite da tre nuovi tipi di oggetti negli armadietti, carrozzerie, adesivi e ruote. Tutti i giocatori ricevono subito le ruote OM di Rocket League nel loro armadietto. Con una carrozzeria e le ruote avrai tutto ciò che ti serve per un'auto. Carrozzerie, adesivi e ruote non conferiscono vantaggi competitivi. Adesso che hai assemblato un'auto, cosa te ne fai? Sali a bordo di un'auto sportiva nella battaglia di Fortnite o un'isola realizzata dal creatore adatta e guardala trasformarsi nell'auto che hai equipaggiato. L'auto sportiva manterrà l'aspetto dell'auto equipaggiata per tutta la partita, anche se tu scendi e sale qualcun altro. All'inizio, i giocatori possono trasformare una sola auto sportiva per partita, sessioni di gioco. Per tutti i fan di Rocket League, le ruote OM non sono l'unico oggetto di Rocket League in Fortnite. Se possibili, le carrozzerie Octane, Cyclone, Jaguar 619 o Lamborghini Huracan STO in Rocket League, le prendi anche in Fortnite. Assicurati solo di giocare a Fortnite con lo stesso account Epic che usi per giocare a Rocket League. E avrai anche alcuni degli adesivi e delle ruote che possiedi in Rocket League. Le carrozzerie saranno presto disponibili nel negozio di Fortnite in bundle con altri articoli per auto. C'è anche una carrozzeria nel pass battaglia. Carrozzeria Scorpion. Il pass battaglia Big Bang ha una carrozzeria sbloccabile. Trasforma la tua auto sportiva in una Scorpion pronta a pungere. Il pass battaglia include anche adesivi sbloccabili per l'esterno della Scorpion. Scateniti con lo scudo balistico. Altro che parabrezza, questo scudo para tutto. Raccogli uno scudo balistico che include una pistola e difenditi con lo scudo mentre contemporaneamente spari con la pistola. Lo scudo balistico ha una salute infinita, ma può reggere solo una certa quantità di danni prima di esserti strappato via temporaneamente. Lo scudo è anche un'arma in sé. Lanciati alla carica contro i nemici per infliggere danni e respingerli. I tuoi nemici si nascondono. Lanciati alla carica contro un pezzo della costruzione per logorarlo ed entrare senza invito. Arsenale dell'isola. Lo scudo balistico è soltanto una delle nuove armi del capitolo 5. Vuoi la tua nuova suite di mitragliette? FDA e altro ancora? Il capitolo 5 introduce il fucile a pompa martello. Il fucile pesante automatico frenesia, il fucile d'assalto nemesi, il fucile d'assalto percussore, la mitraglietta raffica tuono, la mitraglietta iper, il fucile di precisione mietitore e la pistola ranger. Sotto c'è un link, Fortnite Battle Royale Chapter 5 Season 1 News Weapons 8.JPG Fortnite Battle Royale Chapter 5, ok? C'è un ci sono delle, se voi aprite quel link che trovate su Fortnite, ok? C'è un link che penso che vi che farà aprire qualche immagine perché sono dei JPEG. Sono due JPEG, se non sbaglio. Lama Rampino. Mentre gli altri fanno festa a Riviera Raffinata, studia la lama. Per fortuna la lama Rampino è piuttosto semplice da studiare. Mira a una superficie solida o a un altro giocatore. Quindi aggrappati al bersaglio. Se ti agganci con il rampino a un giocatore, attacca con la lama per infliggere danni in mischia. Fai pratica a sufficienza con la lama rampina per eseguire manovre magistrali. È anche un ottimo oggetto per la mobilità. Usa una lama rampina se non trovi un'auto in giro. Granata a grappolo appiccicosa. Questo esplosivo fa esplodere esplosivi. Lancia una granata a grappolo appiccicosa sulla superficie o sul giocatore. Dopo qualche istante, guarda gli esplosivi più piccoli che escono. Se qualcuno lancia una granata a grappolo, è ora di dargliela a gambe. Modifica le tue armi.
Personalizzare l'equipaggiamento, ora ha un significato completamente nuovo. Nei cavò si trovano i banchi mod, con mod disponibili per molte armi in cambio di lingotti. Sono tutti lingotti. Spendi lingotti. Sì, esatto. Aggiungi i mod che riducono il rinculo. Non so se però, io non so se, ma io so se è il rinculo o rinculo, ma proprio più senso ha rinculo, però. Rinculo. Il rinculo. Aumentano la capacità di caricamento di altri ancora. Spendi lingotti con parsimonia. Poiché non tutte le mod funzionano con tutte le armi. Non hai bisogno di un banco mod per brandire un'arma modificata. In effetti, la maggior parte delle armi compatibili con le mod hanno già delle mod. Se è di rarità non comune, avrai già una mod. Se è rara, avrà due mod. Rarità epica, 3 mod. Leggendaria, 4. Se vuoi mod diverse da quelle in dotazione con la tua arma, puoi comunque sostituirle ai banchi mod in cambio di lingotti. Sperimenta diverse combinazioni e scopri qual è meglio per te. Le armi compatibili con le mod non sono in vendita dai personaggi o dai distributori automatici. Perciò tieni gli occhi aperti e cerca bottino. La situazione si fa fluida. La nuova isola porta con sé un frutto nuovo quando la consumi. Una bacca fluida fa recuperare parte dello scudo a te e ai tuoi compagni vicini. Il momento migliore per mangiare bacche fluide è prima di un salto, perché conferiscono anche un effetto temporaneo di bassa gravità a te e ai tuoi compagni vicini. Sto morendo, ragazzi. Non pensate, ma no, sto morendo. Il prodigio dei Medikit e la sorpresa delle pozioni scudo. Medikit e pozioni scudo sono cambiati. Entrambi ripristinano la stessa quantità di statistiche di prima, ma il modo in cui lo fanno è cambiato. Ora il ripristino inizia immediatamente e puoi muoverti lentamente durante il ripristino. Non sarai più un'anatrella da tirasegno con questi due oggetti. Fai attenzione, però. Non potrai annullare il ripristino con questi oggetti una volta iniziato, quindi usateli con parsimonia. Rianima, riavvia, prospera. Rianimazione e riavvio sono rinnovati. Quando stai rianimando un compagno di squadra e ti porta accidentalmente fuori portata, il time di rianimazione si ridurrà lentamente anziché azzerarsi all'istante. Il riavvio funziona allo stesso modo. Il time di riavvio diminuirà lentamente se ti sposti fuori dal raggio d'azione. Non si azzererà all'istante. Inoltre una sola squadra alla volta può utilizzare ciascun furgone di riavvio. Se una squadra è eliminata o scaccia via la squadra attuale, può continuare il timer di riavvio in corso per avviare rapidamente il suo compagno. Gioco, partita, incarico. Oltre a puntare alla vittoria, quale obiettivo vuoi raggiungere nella prossima partita? Il capitolo 5, stagione 1, ti dà la possibilità di scegliere con gli incarichi partita. All'inizio di ogni partita ti verrà presentata una scelta di tre incarichi partita che scadono alla fine della partita. Gli incarichi partita sostituiscono gli incarichi giornalieri per darti la possibilità di seguire il tuo obiettivo con meno distrazioni in battaglia. Gli incarichi partita sono personali per ciascun giocatore. I compagni non possono contribuire per farli progredire. Avrai obiettivi bonus che si azzereranno ogni giorno per ricompensarti con PE aggiuntivi. Quando completi gli incarichi partita. Costruzioni tutte da scalare. C'è un nuovo modo per scalare le strutture nemiche. I muri costruiti dai giocatori ora hanno un'asse con cui spingerti verso l'alto. Tieni gli occhi aperti e sono assi anche nell'ambiente. Animazioni migliorate. Goditi un gioco più fluido grazie ad animazioni più fluide e dettagliate. I giocatori su tutte le piattaforme potranno sperimentare il motion matching e il layering procedurale della battaglia di Fortnite. Queste funzionalità migliorano le animazioni in dettagli come il passaggio della camminata alla corsa, il cambio di direzione e l'uso di un'arma.
Inoltre, giocatori di battaglia reali di Forza su PlayStation 5, Xbox Serie X e PC potranno sperimentare l'animazione basata sulla fisica. Con queste funzionalità, i dettaplani in azione avranno animazioni più dettagliate, motion matching, layering procedurale e animazione basata sulla fisica non richiedono nessuna impostazione per essere abilitate. Tu fatti subito in una battaglia più emozionante. L'underground e la città si scontrano nel pass battaglia Big Bang. Nel pass battaglia Big Bang sblocca le ricompense in Fortnite guadagnando PE nella battaglia reale di Fortnite nelle isole. Scusate per l'interruzione. Dicevo che nel pass battaglia Big Bang sblocca le ricompense in Fortnite guadagnando PE nella battaglia reale di Fortnite, nelle isole realizzate dai creatori e nelle esperienze LEGO Fortnite, Rocket League, Fortnite Festival di prossima pubblicazione. Il pass battaglia Big Bang è acquisibile per 950 V-Buck e include i costumi, la carrozzeria Scorpion e altro ancora. Guadagni fino a 1500 V-Buck avanzando nel pass battaglia. A questo giro ci sono tantissimi tanti nuovi costumi, i ribelli dell'underground e i corrotti della società. Con l'acquisto del pass battaglia Big Bang sbloccherete automaticamente Hope, la speranza dell'underground. Avanza nel pass battaglia per sbloccare altri costumi. L'altra speranza dell'underground, Jones Vendicativo, l'onorevole disonorevole, Nisha, Montaug, dai nervi d'acciaio. Oh cacchio, Peter Griffin, la più famigerata della famigerate, Valeria. Questi non sono tutti i costumi del pa battaglia, scusate. Più avanti potrai sbloccare Solid Snake della serie Leggende dei videogiochi. Po Snake! Ok. Potrei avanzare nel pass battaglia Big Bang fino all'8 marzo 2024 alle 8 ore italiana. Picco riferimento di questo pezzetto, non so quando, ma comunque a quanto io qua ho letto, pubblicheranno una news di Fortnite inerente a questo pezzo. Nel pass battaglia Big Bang sblocca le ricompense in Fortnite guadagnando PE nella battaglia reale di Fortnite, nelle isole realizzate dai creatori nelle esperienze LEGO Fortnite, Rocket League e Fortnite Festival di prossima pubblicazione, quindi o non pubblicano niente o magari lo pubblicano. Note sulle competizioni. IT. Contendenti. Scoprite il programma dei tornei del capitolo 5, stagione 1, nel nostro post sul blog con i dettagli delle competizioni del capitolo 5, stagione 1. Le funzionalità dei tornei del capitolo 5, stagione 1 includeranno Trail Smasher, auto sportive e granate a grappolo appiccicose. Ok ragazzi, io penso che questo video possa pure finire qua. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto ragazzi mi raccomando un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, seguitemi su Instagram chiocciola cd10yt. Ragazzi, muah, è la vostra CD, è tutto, dai ragazzi, ciao!